Il numero 127 di Altre Visioni prende avvio dalla notizia apparsa su Repubblica.it del 1 ottobre. A New York si prende atto che non è possibile fermare l'uso di smartphone e similari. Si cerca almeno di regolamentarlo favorendolo. Il pragmatismo è sempre la ricerca di un compromesso, un terreno di incontro tra principio del piacere e principio di realtà. Un oltraggio, l'ennesimo. Così i molti amici ed ammiratori della principessa del Galles hanno commentato queste immagini. Impossibile infatti non riconoscere il luogo dove la locandina del film Diana è stata collocata. Si tratta proprio dell'uscita del tunnel dell'Alma a Parigi. Lì Diana morì nella notte del 31 agosto di 16 anni fa. E proprio lì, o meglio a pochi passi dal luogo dello schianto, campeggia il poster di quasi 2 metri con il volto della principessa nella sua versione cinematografica. Da studi aperto del 1 ottobre, questo servizio di implicito sdegno per aver piazzato un manifesto pubblicitario del film su Diana Spencer proprio all'uscita del tunnel del suo incidente mortale. Appare evidente che il tono di condanna non prende in considerazione il caso o la fatalità. Siamo proprio sicuri che l'attacchino avesse disposizioni precise per piazzare il manifesto in quella posizione, giusto per provocare polemiche? Ma è una 25enne newyorkese video editor a dare a tutti una strepitosa lezione di vita con questa clip da lei realizzata e messa in rete che le ha già garantito il successo. Si licenzia a ritmo di rap e con un invidiabile senso dell'umorismo. Ancora dallo stesso telegiornale Studi Aperto del 1 ottobre, altro servizio sull'iniziativa di una ragazza che, per prendersi una rivincita sui datori di lavoro, pubblica un video con le sue dimissioni. Diventa sempre più frequente l'uso del video in rete come contrappeso nelle dinamiche personali e lavorative. Molti comportamenti si hanno perché gli altri li possano vedere e schierarsi dalla nostra parte. Il pubblico, con la rete, si è espanso a dismisura. Il 2 ottobre la stampa.it racconta dell'aggressione verbale e le minacce di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle all'indirizzo della senatrice del PIN, rea di aver abbandonato il gruppo perché impossibilitata a poter esprimere opinioni differenti. L'aggressione a chi dissente è un tratto caratteristico dei regimi repressivi, soprattutto se accade col tacito consenso dei gruppi dirigenti e la paura degli adepti a manifestare solidarietà. Senatrice Casaletto, per 4 minuti, prego. Vai Monica, vai! Come riporta Corriere.it, il 5 ottobre gli hacker aiutano attivamente le forze dell'ordine a scovare i pedofili che si celano in rete. Una persona che si nasconde dietro l'anonimato reso possibile dalla rete assume connotati positivi, contraddicendo lo stereotipo secondo cui chi cela la propria identità è cattivo.